Ой, у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. E Ragazzi, buongiorno. Ci si riade dopo tanto tempo. Come vi avevo annunciato, ho avuto i miei, i miei cazzi da fare. Ma, a grandissima richiesta, ritorno con questa opera epica. Su più grande match di scacchi di tutti i tempi, iniziando finalmente quello che fu il campionato del mondo di scacchi 1927 Cavablanca-Aliekin ho già detto molto nel scorso video sui podromi che vi invito ad andarvi a rivedere, cioè i loro trascorsi, che Aliekin non aveva mai vinto contro Cavablanca qualche parola sui due contondenti, allora ricordiamo José Raúl Cavablanca y Grepera Qualcosa del genere nacque il 19 novembre del 1888, nel settembre del 1913, quindi a 25 anni, accettò un lavoro presso il Ministero degli Esteri cubano che lo rese finanziariamente sicuro per tutta la vita, e in pratica girava il mondo, con la scusa di fare parte del Ministero degli Esteri Cubano. Ricordo che Cuba. Era una specie di Monte Carlo all'epoca, quindi un paese ricco ma nel frattempo in pratica poteva fare quel cavolo che gli pareva giocando a scacchi. Vinse il campionato del mondo nel 1921 massacrando l'Asker in casa e subito dopo il campionato del mondo sposò Gloria Simoni Betancour, ebbero un figlio José Raúl Junior, nel 1993 e un'altra figlia Gloria nel 1925. Secondo la seconda moglie di Cavablanca, Olga, il suo primo matrimonio si ruppe abbastanza presto e lui e Gloria. Ebbero delle relazioni. Non le sole, conoscendo Cavablanca. Entrambi i suoi genitori morirono mentre lui era campione del mondo. Suo padre nel 23 e sua madre nel 26. Per quanto riguarda invece Aliekin, su di lui si potrebbero fare i film, ma veramente. Aleksandr Aleksandrovich Aliechin nacque il 31 ottobre del 1892, quindi si differenziavano di 4 anni. All'età di 22 anni era già per, per il più forte giocatore del mondo. E in pratica, nel 21, lasciò la Russia sovietica ed emigrò in Francia perché lui era, faceva parte della nobiltà russa, quindi non poteva mai essere dalla parte dei rivoluzionari Parliamo, torniamo un po' indietro, in pratica nel luglio-agosto del 14 stava giocando un torneo internazionale in Mannheim, in Germania stava vincendo il torneo con 9 vittorie e un pareggio e una sconfitta quando scoppiò la prima guerra mondiale il premio di Alieka era di 1100 marchi che doveva essere circa 11.000 euro di adesso e dopo la dichiarazione di guerra contro la Russia della Germania 11 giocatori russi, Aliekin, Bogoliubov, eh, Bogarciuk, Flamberg, insomma un bel po' di altri, furono internati a Rastatt, in Germania. Furono liberati il 14, 17 21 settembre del 14, 4 di loro, fra cui Aliekin, e autorizzati a tornare a casa. Aliekin tornò in Russia facendo un giro assurdo attraverso la Svizzera, l'Italia, Londra la Svezia e la Finlandia alla fine di ottobre del 14 gli altri furono rilasciati successivamente quando Alieka tornò in Russia organizzò simultanee per raccogliere fondi per tutti i giocatori di scacchi russi che erano rimasti internati in Germania nel dicembre del 1915 vinse il capitolo del club di scacchi di Mosca ma non gli fu mi sembra, se non ricordo bene che non gli fu dato il premio perché non risiedeva a Mosca e poi. Ah, ecco una cosa importante. Quando i russi costrinsero l'esercito tedesco a ritirarsi dall'Ucraina, Alekin fu accusato di legami col controspiraggio del movimento bianco, come si chiamava. E fu imprigionato nella cella della morte di Odessa. In occidente si sparse la voce che fosse stato ucciso dai bolscevichi. Comunque, poi fu di nuovo liberato. Tornò a giocare, nel marzo del 1920 sposò Alexandra Batajeva. divorziarono l'anno successivo, per un breve periodo tra il 20 e il 21 lavorò come interprete per interazione comunista e fu nominato segretario del Dipartimento dell'Istruzione. In questa veste incontrò una giornalista svizzera che aveva 13 anni più di lui e si sposarono il 15 marzo del 21, seconda moglie, Ebbene, mi sembra 5 alla fine. Quindi gli fu dato il permesso di lasciare la Russia per una visita in occidente con la moglie e lui giustamente non tornò mai più in Russia nel giugno del 21 lasciò la seconda moglie a Parigi e si trasferì a Berlino trattamento delle mogli lasciamo stare ovviamente si presentò al campionato del mondo nel 27 da solo fece di tutto per organizzare il match con Cava Blanc, che lui aveva previsto diventare campionato del mondo pr ben prima del 21 il problema è che Cavablanca, dopo essere diventato campione del mondo, impose alla neonata Fide nel 21 una quelle che si chiamavano le regole di Londra, ovvero sia che lo sfidante raccogliesse una borsa di 10.000 dollari, che corrispondono a circa 180.000 dollari di adesso, sempre meno di un normale match mondiale nostro, ma a quei tempi, ma come anche oggi, non si poteva campare di scacchi, lo facevano soltanto quelli ricchi o quelli che poi arrivavano alla canna del gas tipo l'Asker. Insomma, di questa borsa che il campione del mondo pretendeva fosse raccolta, comunque vada, lo, lo sconfitta al ah, campione in carico, avrebbe preso in ogni caso metà della borsa. Nel 1924 Aliekin chiese per la prima volta il privilegio di risiedere in Francia e la cittadinanza francese, mentre proseguiva gli studi alla facoltà di giurisprudenza della Sorbona. Per ottenere dottore di ricerca, non si sa se completò gli studi. Ma negli anni '30 in poi veniva sempre chiamato dottor Adiekin. Finalmente fu accettata la sua cittadinanza francese nel '27 mentre stava giocando il campionato del mondo. Ma adesso veniamo al vero e proprio campionato del mondo. Come dicevo, Cabranca pretendeva che si raccogliesse questa borsa, nessuno fu in grado di raccogliere i soldi necessari. Aliekin fece un viaggio nel 26 da agosto a dicembre in Argentina, dove in pratica riuscì a ottenere la borsa versando addirittura un anticipo di circa 2.000 dollari, ovvero sia sì, un quinto dei famosi 180.000 che dicevo prima. Il, la somma fu raccolta dal circolo di scacchi eh, di Buenos Aires e ricordiamo che a quei tempi l'Argentina era una nazione ricchissima dove anche gli italiani emigravano facilmente e perché? perché il circolo di scacchi di Buenos Aires e la federazione argentina raccolsero i dei soldi perché volevano dare una chance al loro beniamino il campione del mondo, Cavablanca di poter di nuovo vincere il campione del mondo in una terra a lui consolo ovvero sia l'America del Sud perché in ogni caso lo, lo ritenevano il campione delle Americhe quindi a tutti gli effetti Allegheny raccolse eh, i soldi per la borsa, Cavablanca aveva in ogni caso dato la parola a Nimzovic che si era prenotato prima, se Nimzovic avesse raccolto i soldi avrebbe dato priorità a lui, ma Nimzovic non ce la fece e quindi diciamo finalmente ha consentito a fare il campionato del mondo contro Allegheny, si sarebbe disputato nel 1927 a Buenos Aires al circolo di scacchi di, della capitale dove furono giocate tutte le partite tranne due che furono giocate in un circolo eh, di corse di cavalli, il circolo dei Fantini si chiamava e il match iniziò a settembre fine settembre del 27 per poi concludersi verso novembre le regole erano che avrebbe vinto chi sarebbe arrivato per primo alla sesta vittoria ma se si fosse arrivati sul 5 a 5 il capitolo del mondo vedeneva il titolo le solite regole un po' strane poiché non c'era un limite al numero di partite come poi si capì in futuro il match fu già uno dei il più lunghi della storia a quel tempo che durò ben oltre due mesi e ricordiamo che in pratica si andava verso l'estate perché le stagioni sono invertite in Argentina Comunque, quella che andiamo a vedere adesso è la prima partita del match Cava Blanca Aliekin giocata il 16 settembre 1927. Cava col bianco e forse per la prima volta in vita sua. e 4. Andiamo a vedere. Aliekin fa la francese. Fallo C3. Viene B4 qua come tipico di Cavablanca, vabbè, avevo già detto nello scorso video che la differenza fondamentale fra i due è che Cavablanca che viveva a New York, si era fatto il viaggio tranquillo, ma a suo modo, frequentando feste, divertendosi, frequentando donne. Ekin, da par suo che ormai risiedeva in Francia, si era fatto le tre settimane di viaggio e oltre in transatlantico in prima classe, studiando come un cane per non parlare dei mesi successivi. E si vedrà in futuro che Aliechin aveva fatto un lavoro di preparazione analitico su Cavablanca decisamente eccezionale. Ma anche per tutta la durata del match, le cose non cambiano. Aliekin si ritirava in camera da solo a studiare, Cavablanca se ne andava ai teatri, alle feste, a mangiare bene, a frequentare donne, a fare il dandy, sempre, anche quando perse le partite. Comunque, inizio del match, Buenos Aires... 16 settembre 1927, come dicevo, Cava a seconda la sua indole che è quella di cercare sempre posizioni semplici, quindi di andare facilmente anche quando non richiesto ai cambi. E qua decide di andare in una variante leggerissima, oggi ritenuta leggerissimamente inferiore addirittura per il bianco. Dove è difficile, cioè che il bianco parte oggigiorno con un vantaggio di 0,30, 0,40. Una volta si riteneva 0,70, ora di meno, e già qua così perde tutto il suo vantaggio. Ma ai tempi era ritenuto che il bianco andasse in vantaggio con facilità contro la francese, soprattutto nella variante di cambio, cioè completamente concetti completamente ribattati. E questa partita servì molto a cambiare le concezioni del nero che si resero conto che non aveva problemi nella variante di cambio fondamentalmente costrinse il bianco a cambiare variante comunque siamo ancora a questo punto cavallo g2 cavallo g7 arrocco al fiere f5 e questa è un'ottima mossa perché in ogni caso passa subito per il cambio di pezzi L interessante sarebbe stata anche al fiere g4 ma comunque già qua cominciamo a notare quello che dicevo prima, i difetti di Cabranca, difetti che ai tempi non si pensava neanche se stesso, Cabranca era ritenuto una macchina da scacchi. La mossa migliore sarebbe stata il cavallo G3, mettendo il cavallo più attivo. Ora non va bene cavallo D4 per presa, 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 presa. Cavallo per d5 con netto vantaggio del bianco, arrivati a questo punto, non andrebbe bene neanche alfiere per c3. Per alfiere h3, sempre con vantaggio del bianco, quindi dicevamo su cavallo g3. Conviene fare a questo punto perché, ovviamente, il nero non si pensa proprio a cambiare in d3, favorendo lo sviluppo della donna bianca in d3. Ma alfiere g6 cavallo di C in E2 con l'idea di fare C3 e rafforzare il punto D4, donna D7 cavallo F4, alfiere D6, C3, cavallo D8 fondamentalmente con parità il nero potrà giocare adesso C5, C3 e si, si continua invece cava blanca sbagliando cambia in F5 e quindi il nero si avvantaggia di nuovo lo sviluppo, donna D3 Donna di 7, di nuovo non andava bene al fine per C3, per cavallo per C3, cavallo di F per D4, torre 1, scacco, cavallo 6, cavallo per D5 e di nuovo vantaggio. Non si può permettere il nero di fare questi giochetti con il re ancora al centro. Dicevamo donna di 7 e qua, di nuovo, di nuovo, Cabranca sbaglia perché la sua fissazione di voler cambiare quanto prima tutti i pezzi, anche perché ricordiamo... Agliechi ne aveva la fama di giocatore molto aggressivo, molto tattico, nelle posizioni complicate, e Calabranca amava invece le posizioni semplici, lineari. Quindi Calabranca gioca errando cavallo D1, quando invece la semplice alfiere F4 a rocco lungo, posizione completamente pari, e si giocava. Invece cavallo D1, con l'idea di andare il cavallo in E3 e quindi di cambiare col cavallo F5, a rocco, cavalle 3, perseguendo nell'errore, di nuovo al filo F4 sarebbe stato meglio. Cavallo per E3, al per E3. Scrive Pacman. I pezzi minori del bianco stanno ostruendo la colonna E e questa è una prova convincente dell'inettitudine di questa strategia di apertura. Anzi no, Scrive Pacman, ma riporta Liekin. Questa fu una frase di Aliekin, perché Aliekin poi fece un bellissimo libro di commento su tutte le partite del match. Cosa che Cavlanco si rifiutò di fare. Aliekin dimostrò molta 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 onestà intellettuale nell'analizzare le proprie partite. Cosa che Tav Blanco manco si analizzava le partite, se ne fregava completamente, non perdeva quasi mai. Dunque, stavo dicendo Alfiere per E3. Torre di F in e 8 già oggi si considera con leggero vantaggio del nero. E di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, Alfiere F4 avrebbe dato, anche secondo Liekin, quantomeno la parità. Ma invece, Cabranca gioca cavallo F4. Alfiere D6, ottima mossa. Torre di F in 1, di nuovo, di nuovo, non la migliore. Che succedeva, per esempio, sul cavallo per D5? Lo faccio vedere ai, ai ragazzi con poca esperienza. Cavallo per D5, alfiere per H2, re per H2, donna per D5, C4, donna H5, reggi 1, torre di A in D8, D5, torre D6, netto. netto, vantaggio del nero. La torre se ne potrebbe andare in G6, in F6. In ogni caso, con chiaro vantaggio. Anche il cavallo potrebbe fare cavallo 7, cavallo F5 e così via. Quindi torre F1 non era certo la migliore. Cosa avrebbe dovuto fare cavalca? Avrebbe dovuto giocare C3. Per impedire il salto di cavallo in B4 e rafforzare ancora di più il pedone D4 cosa che Aliekin fa subito cavallo B4 e qua l'ultima chance di Cavablanca di provare a pareggiare il gioco sarebbe stata donna D2 donna F5 con attacco a C2 torre di E in C1 H5 di nuovo con leggero vantaggio per il nero che sta giocando già con iniziativa invece Cavablanca di nuovo fa una mossa di seconda scelta E gioca donna B3 Ricordiamoci che Capablanca Era forse il giocatore più veloce del mondo A quei tempi eh Proprio il più veloce Una specie di Anand Nei nostri Anand forse già Manco lo conoscete Chi è il giocatore più veloce del mondo oggi? Makamura? Carson? Comunque, A quei tempi Capablanca era considerato Il giocatore più veloce del mondo Ah una cosa importante Il tempo Per la prima volta si usava la modalità di tempo di due ore e mezza per 40 mosse, un'ora però ogni 16 mosse successive e in caso la partita sarebbe aggiornata. Infatti le partite furono aggiornate spesso. Cosa vuol dire aggiornare? Lo ripeto, ai tempi il bianco o chi, chi tocca la mossa scrive la mossa che vorrebbe fare, la scrive in una busta nascosta, la consegna all'arbitro, la partita si interrompe e verrà ripresa il giorno dopo. Di notte quasi sempre aiutati dai secondi, i giocatori analizzavano tutta la partita. Chi aveva messo in busta la mossa, ovviamente aveva una mossa di vantaggio, ma di solito erano mosse facili da indovinare. Ma è chiaro che così la partita veniva snaturata perché ci si faceva aiutare dai secondi o nei, nei momenti recenti dal computer. Oggigiorno per fortuna non si può più aggiornare. Quindi stavo dicendo donne B3, donna F5 con netto vantaggio del nero. Perché c'è un doppio attacco in questo momento, sia al punto F4 sia al punto C2. Diciamo che ci sono molte mosse che sarebbero state migliori di quella che giocava con La migliore sarebbe stata a cavallo D3. Presa, presa! Presa, presa! Cavalca diceva che questa posizione sarebbe stata: pari. Lui era il miglior finalista del mondo, f B4, torre di C1. C6. Commento di Alieghin con l'idea di A5 e netto vantaggio del nero, non dico di no. Non sono a questi livelli. Comunque, Cavallanca fece una mossa errata, torre di A in C1. Ora capiamo perché fece questa mossa, cosa aveva non visto cavallo per C2, diciamo. Levando un difensore, ora donna per c2, donna per c2, torre per c2, alfiere per f4. E il nero c'ha un pedone in più. Se torre per c2 comandata in partita, Calabranca pensava che Aliechin avrebbe giocato alfiere per f4, a cui seguiva torre c5 con parità. Ma invece, giustamente, Aliechin giocò la più forte, donna per f4. Ora ora che fare, se uno va dal punto di vista materialistico, donna per B7, donna per H2, Re F1, e qua basterebbe giocare, donna H1. Re 2, e qua vince tutto, sia donna per G2. Sia donna h5, re d 2 torre di a in b8 e così via. Anche troppo facile da vedere. Capablanca giocò g3. Donna f5 di nuovo la mossa migliore. Anche donna f3 era interessante. Ma donna f5 la migliore. Torre di a in c2, b6, donna b5, h5. In nero c'ha un pedone in più. Facile facile. E eh, Cavalancar era quello che col pedone in più che si cominciava a saltellare per la sala. Chissà cosa avrebbe pensato già prima partita di stare con un pedone in meno in apertura. K4, torre 4, con l'idea di sacrificare la torre in H4 e forzare il matto. Al fiere di 2, questo è un temporaneo sacrificio di pedone, ma è anche l'opzione migliore per Cava Blanca, perché almeno ci può dare attività ai suoi pezzi. La mossa migliore a questo punto sarebbe stata per il nero. Questa volta è Aliechi che gioca un po' impreciso. Torre di Aine 8. Donna per E8. Torre per E8. Torre a 7 Sempre con vantaggio del nero. Invece, Aliechi si prende il pedone. Alfiere, ricordiamo, Aliechi non ha mai vinto prima contro Cava Blanca. Torre D3. Molto forte. Alfiere 5. Sempre vedete che andrà a cambiare i pezzi. Torre D8. Presa presa, torre 5. Ora su donna G6 c'è torre G5. E il bianco, quantomeno, pareggia. Ma invece, donna F3. Torre per H5. Ottima mossa. Ora non va bene. Torre 6 per donne 8 è matto. Quindi si deve prendere la torre, torre 8 scacco, re h7, donna per d3, donna per g6, donna d1. Non si possono cambiare le donne perché semplicemente il nero comincierebbe a spingere con c5 e d4, ma passato sostenuto con facile vittoria. Ora, qua Liekin dimostra di essere diventato un grande giocatore. Gioca torre 6 e non D4. Ridando il, il pedone ma per facilità l'avanzata dei pedoni. Giocando anche sul matto. Non si può prendere. Qua ora vedremo con le analisi attuali che io sono andato a riprendere. Quelle di Kasparov e di altri giocatori forti. A sua volta Kasparov ha usato il computer. Io non mi nego che per qualche analisi di questi grandi giocatori qualche dubbio mi sono fatto anche aiutare dal, dal computer fondamentalmente si scoprì che Cavablanca aveva delle chance di pareggiare la posizione cosa che lui non fu in grado di fare qua vinceva sia D4 ma torre 5 in ogni caso fu considerata un'ottima mossa quella di mettere la donna dietro la torre e combinare l'avanzata dei pedoni con le minacce di Matto L'unica altra chance che avrebbe avuto Cavablanca forse di fare qualcosa ai tempi veniva ritenuta donna F3 con l'idea donna B1, regi 2, torre F5, donne 2, D4, B3 con solo leggero vantaggio del nero. Ma oggigiorno si sa benissimo che dopo donna F3 non c'è nessun obbligo di dare lo scacco, si fa anche A5 o anche torre H5, l'idea torre per H4, il nero sta sempre nettamente meglio. Quindi ai tempi si pensò che torre per A7, la materica mossa di Cavablanca, fosse quasi l'ultimo errore che aveva portato Cavablanca alla sconfitta. Il computer oggigiorno non la pensa così. Diciamo che ancora dopo C5, la mossa di Allegheny, secondo il computer c'erano delle chance ancora di pareggiare. La Blanca qui giocò Torre D7 che è un chiaro errore. Ma secondo lui disse poi in seguito: reggi 2 avrebbe pareggiato. Né il computer oggi né i grandi maestri sono d'accordo. oggi giorno si ritiene che la mossa migliore per fare un po' di per mettere in difficoltà Aliechi sarebbe stata semplicemente donna F3. Torre D7 è chiaramente un errore. Donne 6 guadagna praticamente un tempo donna D3, G6, torre D8, D4 qua Cavablanca comincia a spingere Pedoni secondo me senza senso completamente e questo fa capire come un grande difensore come lui aveva completamente perso la bussola in questa prima partita la mossa migliore sarebbe stata donna F3 dove adesso donna per A2 non va bene semplicemente per donna F6 e vince il bianco quindi si deve giocare torre F5, donna D1, adesso sì, donna per A2. Ma secondo il computer è ancora nettamente più forte giocare donna F6, torre B8, torre 5 e così via. Cablanca invece giocò A4, a cui seguì torre 1 ovviamente, regg2, donna C6, F3, qua la partita è completamente andata. Torre 3, donna di 1, torre donna di 6. Qua mi sembra strano che Cabranca non abbia abbandonato. Molto strano. Ora, Cabranca giocò G4, ma praticamente perdono tutte le mosse. Comunque, su G4, torre 2, re H3, donna di 3. Donna k 1 donna F4 come dicevo prima, essendo passata la quarantesima mossa, siamo alla 42 e la partita fu aggiornata. Quindi Aliehid mise in busta la mossa segreta donna F4, il giorno dopo si riprese la partita, in posizione completamente persa, non capisco il senso. Lekin giocò quindi don F4, anzi l'arbitro giocò la mossa di Lekin in busta don F4, H5, torre F2 e manco il tempo se ne potevano stare a fare colazione tranquillamente. Blanca abbandonò la sua prima sconfitta contro Lekin e da allora in poi non giocò più E4, in che non ha neanche tanto senso, voglio dire, che non puoi dare dai 4 la colpa di questa sconfitta, ma il modo in cui hai giocato. Shock, shock nel mondo scacchistico. La, man la macchina di scacchi a prima partita perde da bianco. Perde da bianco. Prima partita. Incredibile. Si inizia col botto. Ma ancora il match sarebbe stato foriero di incredibili e ripeto, incredibili sorprese. L'unica cosa, tra virgolette, negativa di questo match è che a livello di apertura e difese fu abbastanza noioso perché su 34 partite tolta questa francese 32 furono gambetto di donna rifiutato il che ovviamente creò la teoria del gambetto di donna rifiutato ma fu anche una palla pazzesca ed è strano pensare che Cavablanca quando si troverà in difficoltà non cambiasse né apertura né difesa capite e lui in futuro dirà ma il problema non era dell'apertura né della difesa è che semplicemente io ho fatto degli errori grossi e rivedremo questi errori grossi nel futuro in futuro non so quando dipende anche da voi ok ragazzi un caro saluto e dal più grande match di scacchi della storia alla prossima!